Come va e bentornati sul mio canale. Di cosa parliamo oggi? Di NASPI, disoccupazione. Quando viene pagata? Così oggi vediamo la data di pagamento della NASPI o disoccupazione da parte dell'INPS. Quindi cerchiamo di capire quando arrivano i pagamenti che riguardano la NASPI da parte dell'INPS di questo mese. E poi, dopo, più avanti nel video, vediamo anche come si calcolano gli importi della disoccupazione. Quindi, partiamo subito con la data del pagamento, così ci leviamo il pensiero e siamo a posto. Il pagamento della disoccupazione NASPI di questo mese dovrebbe arrivare già a partire dal giorno 8. Quindi non so quando stai guardando questo video, comunque diciamo che a partire dal giorno 8 di questo mese il pagamento della NASPI è in arrivo. Come molti già sanno, già conoscono, o magari se è la prima volta che stai guardando questo video o è la prima volta che prendi la NASPI, non lo so, comunque in linea generale, il pagamento di questo mese riguarda la NASPI e quindi la disoccupazione del mese precedente, cioè dei 30 giorni che vanno dal 1 al 30 del mese scorso. Infatti la NASPI si riferisce sempre ai 30 giorni precedenti. Si parla di 28 giorni solo nel caso del mese di febbraio. Questa data è da considerarsi attendibile solo se si riceve la NASPI da almeno un mese. E chi invece sta aspettando il pagamento del primo assegno della disoccupazione NASPI potrebbe ricevere il pagamento in una data diversa. Inoltre, anche questa piccola informazione vi do, non so se già lo sapevate o se lo sapevate o non lo sapevate, anche questo non lo so, non tutti riceveranno i soldi nel primo giorno di disponibilità del pagamento. Perché le date cambiano da persona a persona in base a quando è stata inviata la domanda della NASPI. Prima di continuare nel video, però, vorrei chiedere a tutti coloro che mi stanno guardando in questo momento e che non sono ancora iscritti al mio canale di YouTube di iscriversi qui sotto e di attivare anche la campanellina. Costa poco, però potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto. Grazie! Quindi il calendario dei pagamenti della NASPI è molto variabile, questo lo sapevamo già, perché ogni singolo pagamento può cambiare per più o meno di 30 giorni rispetto ai precedenti. Anche questa è un'altra piccola chicchetta che vi do. Infatti, i pagamenti potrebbero persino arrivare in modo diverso da mese a mese. Faccio un esempio per capirci. Potrebbe persino capitare di ricevere il pagamento della NASPI di questo mese in giorni diversi rispetto alla data di pagamento del mese precedente. Tutto questo è assolutamente normale, non c'è nulla da preoccuparsi. Ora vediamo un momentino come si calcola molto rapidamente, perché altrimenti viene fuori un video che diventa lungo come una quaresima. Quindi vediamo come si calcola la NASPI. Bisogna entrare nella propria area riservata dell'INPS, del sito internet dell'INPS, dentro fascicolo previdenziale, prestazioni e pagamenti, dettagli e consultazione domanda. In questa sezione sono indicati i dati retributivi e anche l'importo pagabile della prestazione. Bisogna sommare le retribuzioni imponibili indicate anche nell'estratto contributivo degli ultimi 4 anni e si divide per il numero delle settimane lavorate nel quadriennio, quindi nei 4 anni. In seguito bisogna calcolare la retribuzione lorda media mensile, sempre dell'ultimo quadriennio, quindi gli ultimi 4 anni, dividendo la retribuzione lorda totale indicata nel punto 1 diviso il numero delle settimane lavorate e moltiplicate per 4,33, che poi rappresenta la media delle settimane contenute in un mese. E
Per ultimo, l'importo lordo mensile corrisponde al 75% della retribuzione media mensile. Ti ripeto, questo calcolo è molto un calcoletto molto veloce per capire come sapere gli importi. Per maggiori informazioni ti consiglio comunque di controllare poi bene tutto quanto sul sito internet dell'INPS. Bene, il video finisce qui, ti ringrazio per avermi guardato e se hai delle altre richieste di video e vuoi che ti parlo di qualcosa in particolare, fammelo sapere qui sotto nei commenti, così mi posso organizzare. E come sempre ricordati anche di iscriverti al mio canale, così non perderai nessuna mia prossima novità. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto, ciao!